Ci sono dei momenti in cui ci si sente magari insicuri, perché uno può credere di avere una vita diversa da quella che vorrebbe avere, magari a livello affettivo, a livello sentimentale, oppure a livello lavorativo, sociale, quello che è. E allora ci si sente preso un po' dallo sconforto. Bene, questo è normale, però dobbiamo imparare a superare rapidamente questi momenti di insicurezza, perché se non impariamo a superarli rapidamente, l'insicurezza diventa una fonte di emozioni di cui si nutre la nostra parte emotiva. Per superarli rapidamente bisogna mettere l'antidoto all'istante, un po' come quando ci facciamo un taglio e mettiamo subito il disinfettante. Perché se non mettiamo il disinfettante subito, che succede? Che la ferita dopo un po', inizia a infettarsi, fa infezione. E invece, mettendo il disinfettante subito, non succede nulla. Allo stesso modo bisogna agire sistematicamente quando il momento di insicurezza si manifesta. Bisogna mettere il disinfettante. E qual è il disinfettante del momento di insicurezza? È recuperare un ricordo, una situazione in cui ci si è sentiti veramente sicuri di noi stessi. Questa sensazione, questo ricordo dobbiamo averlo presente nella nostra mente. Se non ce l'hai ancora, devi creartelo nella tua mente, vai alla ricerca fin tanto che basterà un ancoraggio, fare qualche cosa, un gesto, una situazione che ti riporti immediatamente in quel momento in cui ti sei sentito veramente sicuro di te stesso. E allora questo momento sarà l'antidoto che piano piano fortificherai, perché tu lo alimenterai questo ricordo, perché i ricordi più ci pensiamo, più diventano forti. Pensa quando, che ne so, sei stata lasciata o lasciata da qualcuno, ti mettevi a pensare a questo o a quella e lo alimentavi, lo ingigantivi il ricordo. Allo stesso modo dobbiamo farlo nel positivo, dobbiamo ingigantire il ricordo di sicurezza, pensarci molto spesso, ma soprattutto tirarlo fuori nel momento in cui ti senti insicuro, perché è il disinfettante che te la farà passare subito l'insicurezza. Non bisogna lasciargli spazio, se gli lasci troppo spazio prende campo e poi non riesci più a gestirla. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sul blog soluzionevip.com. Ciao!